Il disco Occidente nasce dalla collaborazione fra Virgilio Papini, poeta e pittore lucchese, e Francesco Galuppi, cioè io, grazie a un incontro casuale avvenuto nel centro storico di Lucca. Il disco, come si capisce dalla retrocopertina, si suddivide in tre capitoli composti da diverse canzoni, cui si aggiunge una prefazione, chanson pour l'ennemi, e una postfazione, terne. Il primo capitolo è dedicato all'origine dell'Occidente, che ruota intorno alla figura di Cristoforo Colombo, Cristobal Colombo, navigatore genovese che scoprì l'America nel 1492. Si compone di quattro tracce: il sogno di Colombo, una sorta di premonizione dei futuri drammatici avvenimenti che investiranno le popolazioni del Sud America e del Nord America. Gli stessi vengono crudamente descritti nel brano Lo sbarco. A completamento, due tracce che riguardano la moglie del marinaio, che non vede tornare l'amato dal lungo viaggio, e la paura del marinaio, che affronterà disagi e pure la morte per portare a termine la storica impresa. Il secondo capitolo comprende cinque brani: Stelle bianche, Lustrascarpe di San Pietroburgo, Cuba, Novecento e La bonne chanson di Domenico Livorsi, detto Barabba. In esse si esaminano le due superpotenze, gli Stati Uniti e la Russia, che hanno dominato il Novecento, traccia numero 9, dedicata al Novecento, le loro culture e il loro sostanziale fallimento ideologico. Trade Union fra esse è Cuba, politicamente legata alla Russia, ma geograficamente sottoposta agli Stati Uniti. Entrambe le tracce, la 6 e la 7, dedicate a Stati Uniti e Russia, trattano temi di grande attualità: l'invasione culturale degli Stati Uniti in Europa tramite serie e film, fiction TV basate sulla violenza e la giustificazione della stessa come unico rimedio al malessere sociale, e la delusione verso le ideologie di sinistra instaurate agli inizi del Novecento in Russia e che hanno comunque influenzato anche la cultura europea di fine secolo. Le citazioni musicali sono quasi obbligate: Jimi Hendrix a Woodstock, che eseguì l'inno nazionale con la chitarra elettrica, e Blowing in the Wind, che è il manifesto della pace e della non violenza di Bob Dylan. Infine c'è La bonne chanson di Domenico Livorsi, che è una canzone sul tema attualissimo ancora della droga, che secondo l'autore fu utilizzata negli anni 70 per indebolire e azzerare la generazione del 68 e la sua portata rivoluzionaria e contestatrice del sistema dominante, l'Occidente, basato essenzialmente sul culto del denaro e del liberismo economico. Il terzo capitolo, infine, si compone di quattro tracce: Il giardino degli eroi, Occidente, Luppi e Moby Dick, brani che descrivono l'attualità, l'oggi dell'Occidente, rappresentato in maniera critica e diretta dall'autore a partire dal Giardino degli Eroi, in cui si cita il cimitero di Missolungi in Grecia. In esso sono sepolti tutti coloro che combatterono per l'indipendenza della Grecia dall'impero, compreso Lord Byron, un nobiluomo inglese che partecipò attivamente alle guerre di indipendenza finanziando truppe mercenarie che sostennero i greci e che ebbe il merito comunque di richiamare l'attenzione delle grandi potenze europee sul destino della Grecia e sulla necessità della sua indipendenza dal potere dell'impero ottomano. L'ambientazione non è casuale, la Grecia, perché è proprio la cultura della Grecia che ha pervaso tutto l'Occidente dalle origini ai nostri giorni. L'autore descrive in modo plastico i veri responsabili del disastro economico di oggi nel brano Lupi: i finanzieri, i grandi operatori di borsa, i cosiddetti mercati finanziari, dalle cui sorti dipendono le economie occidentali. E poi i grandi manager, gli imprenditori che operano nell'ombra delle lobby e del sottobosco della politica. Moby Dick infine riprende il famoso romanzo di Melville, simbolico e quanto mai attuale per la rappresentazione della lotta fra il potere politico e il singolo individuo, che non ha nessuna speranza di opporsi alle forze dominanti che sono troppo più grandi di lui
esattamente come il capitano Ahab a un certo punto decide di sfidare la balena che è nettamente più forte di lui e che lo ucciderà. La metafora del potere politico e del suo ascendente anche sulla formazione degli alunni nelle scuole viene riproposta con sovrapposizioni fra le peggiori menti al servizio delle dittature e gli alunni nelle scuole, ognuno dei quali può diventare un giorno a sua volta distruttore, pianificatore di pulizie etniche, di stragi e di guerra. Pinochet, Pol Pot, Geraci, nazisti sono solo alcuni degli esempi citati come strapotere politico dei pochi sui tanti. Infine una piccola nota sulla prefazione e la postfazione. La prefazione è dedicata a Leni Riefenstahler, regista del nazismo, ma persona di grande capacità e cultura cinematografica, teatrale, danza, e che l'autore ricorda appunto in veste di grande artista donna in tempi difficili. E Terra, che è il brano che chiude, che è fuori dai capitoli, che è una sorta di invocazione, di preghiera alla natura, alla madre terra, perché faccia un miracolo e ci salvi noi tutti dalla stupidità umana che sta distruggendo questo pianeta. Con questo concludo la presentazione del disco Occidente. C'è una casa riva al mare, un gabbiano gobbo a sera, sulla spiaggia va a dormire. Chissà cosa c'è dove il sole va a morire, se c'è sole, vento, acqua o una terra sconosciuta, se c'è gente mai saputa. Notte ho fatto un sogno di una cosa molto strana, ero in piedi sulla sabbia di una terra assai lontana, c'era vento, sole, acqua, c'era gente che rideva, ma seduto sulla sabbia c'era Cristo che piangeva. Casa in riva al mare, un gabbiano gobbo a sera, là vicino ad un letto va a peccare una catena. Dove or la Pinta o la Maria, ma nessuno sa dov'è che la bimba dorme.